Listen, we can ask for an appeal for your case. We need a lot of money that we don't have. I can get the money. Just bring me some paints and canvases. Hey, Greg, if you keep on like this, you're going to be like Van Gogh. I'm going to buy one of your paintings because when you die, you'll become famous and I'll be rich. If there wasn't a government tax on your painting, you would make a fortune. I increased my production, made more paintings. I will work night and day. No, Greg, they won't let you do it. I spoke with the director. They won't give you any more colors. I'm sorry. You can't sell your paintings anymore. We need to find another way. The only thing that comes to mind is we have enough money from the paintings you've sold to publish an ad in the major newspapers to raise money for your case. You are known. You are famous. It won't be difficult to bring attention to your case. Posso anche cominciare economia e poi riprendere. Ma è davvero dopo. Bellissimo, anche perché comunque sei. Cioè fai economia però nell'ambito della moda. Ci ho pensato. Quindi, ho detto nel caso lo faccio dopo con il master. Master. Magari fai il master. No, guarda che c'è. Prof! Buonasera! Oh, buonasera, si ricorda di noi? Ciao. Eravamo a scuola da lei, certo. Si ricorda? Eravamo sempre tutti insieme. Sì, certo. Come state? Bene, bene, grazie. Bene. Ma adesso non sono più una prof, eh? Sono diventata una preside da qualche anno. Le nostre sorelle sono a scuola sua adesso. Sì, sono in terza. Sì, fa molto piacere, grazie. Che bello, davvero. Un giorno quando veniamo a prenderle, veniamo a trovarla. Sì, sì, sì. D'accordo, sì, vi aspetto, è una promessa, eh? Sì, ricordatevelo. Ovviamente. Le promesse si mantengono sempre. Prego signora. Un tè per cortesia. Come lo desidera? Forse di bosco, nero? Il tè verde, grazie. Molto bene, grazie. No, no, cresciute. Fa uno strano effetto di vederla. Sì, sì, davvero.
tutta la prima fila. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Devo fare un bonifico. Sì, ha tutti i dati? Sì, certo. Prego. Faccia vedere. Scusi, ma questo è un bonifico estero? Sì, è per l'America. Greg, there is mail for you. Fermi un attimo, ragazzi, sta entrando la preside. Deve raccontarvi una cosa molto importante oggi. Riprendiamo più tardi. Buongiorno, ragazzi. Prego, state zitti. Ragazzi, come ho detto alla vostra professoressa poc'anzi, oggi vi voglio parlare di un argomento un po' particolare. Un argomento che è difficile incontrare nelle aule di una scuola come la nostra, ma che è molto importante perché mi coinvolge anche personalmente, credetemi. Ecco, vi volevo parlare della pena di morte e di un progetto che sto seguendo personalmente. Sapete, nelle carceri del Texas c'è rinchiuso Gregory Summers, un detenuto purtroppo condannato a morte. Con lui da un po' di tempo a questa parte ho una corrispondenza epistolare e in questo progetto io vi vorrei coinvolgere. Vi voglio coinvolgere perché noi vorremmo dargli, se voi siete d'accordo, un motivo di speranza, fargli credere che magari per lui ci possano essere giorni ancora felici, un sorriso. Non scenderemo mai chiaramente nel merito se lui è innocente o colpevole, questo non spetta a noi. Però possiamo almeno prodigarci, se voi siete d'accordo, a continuare questa corrispondenza e rendergli questo periodo di detenzione meno pesante. Che ne dite? Allora, siete d'accordo? Sì. Allora ci proviamo? Partiamo. Possiamo far seguire alle vostre professoresse, a cui vi lascio così voi potete lavorare. Noi ci aggiorniamo presto, vado di là, appena abbiamo notizie e materiale sufficiente per poter intraprendere questo nostro cammino insieme, ci aggiorniamo. D'accordo? Bene? Allora ci si vede dopo. Arrivederci. Arrivederci, ragazzi. Ok, seduti. Allora, la preside ci ha lasciato le lettere di Gregory, naturalmente tradotte in italiano, tranquilli. Poi ve le distribuisco e le leggiamo tutti insieme.
E allora oggi vi volevamo proporre una lezione congiunta di storia e di letteratura insieme, perché siamo arrivati all'illuminismo, si parla di pena di morte ed è proprio durante questo periodo che cominciano a nascere le idee del rispetto dei diritti umani. E proprio nella nostra regione, in Toscana, Pietro Leopoldo per primo nel 1786 abolisce la pena di morte, la tortura e il reato di lesa maestà. Cos'è il reato di lesa maestà? È un crimine contro la dignità dello Stato. Detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi. Pietro Leopoldo, che sapete benissimo, è stato ispirato da Cesare Beccaria. Chi è Cesare Beccaria? È il nonno di Alessandro Manzoni, che ha scritto dei delitti e delle pene, in cui appunto parla, si espone contro la pena di morte. E specialmente nel popolo toscano siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte, con qualunque reo, sia presente, sia contumace ed ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite. Perché se uno è sotto tortura si trova costretto a dover dichiarare crimini che magari non ha neanche commesso. Eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti. Mettiamo che mio padre abbia, non so, ucciso qualcuno e poi viene condannato a morte, alla fine questa cosa riguarda anche me, perché essendo mio padre, e non mi sembra giusto che soffrano anche gli innocenti. Delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto. Scusi, ma lui di che cosa è stato accusato? Ah, io lo so. È stato accusato di essere stato il mandante dell'omicidio dei suoi genitori adottivi. Prof, sì, posso anch'io scrivere la lettera? Ma certo che puoi. Grazie. Allora, io direi, non so se sei d'accordo, di dividerli in gruppi. Sì. Così leggono le lettere di Greg e ogni gruppo scrive una lettera di risposta. Così cominciamo a mandargli la nostra voce dall'Italia. Sei d'accordo? Tale è la nostra volontà, alla quale comandiamo che sia data piena esecuzione in tutto il nostro Granducato, nonostante qualunque legge, statuto, ordine o consuetudine in contrario. Ragazzi, due minuti, c'è la signora alle pulizie che deve venire, perciò... Scusi, scrivo qualcosa anche lei? No, ragazzi, io ho da fare, non posso... Vi posso dire una cosa, però? Io gli scriverei, Greg, quando viene a Firenze, viene a cena a casa mia. Ora glielo scrivo. Ragazzi, non ho una buona notizia da darvi. Purtroppo la richiesta di revisione del processo per Greg non è stata accolta, nonostante la mobilitazione internazionale. Però non tutto è perduto, sapete. Abbiamo ancora una carta da giocare, vero? Possiamo raccogliere firme per chiedere la grazia.
Ma possiamo raccoglierle noi? Certamente, l'importante è che le persone che appongono la firma siano maggiorenni, quindi adulti. Quindi anche i nostri genitori, parenti, genitori di amici. Posso farmi aiutare da mia sorella che conosce un sacco di persone? Certo. E possiamo andare anche nei condomini fuori da scuola? L'importante è che abbiano la carta d'identità, che li identificano come cittadini e quindi mettano la firma sul modulo che noi predisporremo. Buonasera, prof. Oh, buonasera. Ce l'avete fatta a mantenere la promessa allora? Certo. Bravissime. E poi mia sorella ci ha coinvolto in questa cosa delle firme, molto bello. Veramente, sì. Sì, è un bellissimo progetto davvero. Sì, veramente. Brave. Sì. Ma lei è la sorella di Bianca? È lì a raccogliere le firme. Uno di questi giorni. Mamma, perché non firmi pure tu? Cammina, vieni con me, io non firmo niente. Non ci interessano queste storie. Andiamo. Senz'altro, i ragazzi hanno raccolto centinaia di firme. Sa come sono i giovani, si scatenano quando si appassionano a qualcosa. Certo, ecco, per questo mi piacerebbe che fossero loro personalmente a portargliele. Se lei è d'accordo, chiaramente, le farei accompagnare da adulti. Va bene, la ringrazio tanto per la disponibilità. A presto, signor console. Buongiorno. Ah, ragazzi, venite. Allora, sedetevi tutti, accomodatevi. Ho appena finito di parlare con il console americano. Ok? Ci aspetta, anzi vi aspetta, perché ho detto che sarete voi a portare le firme in compagnia di adulti e lui mi ha promesso che le consegnerà alla senatrice americana, la senatrice del Texas, che a sua volta le consegnerà al governatore. C'è tutto. Sì, no, ragazzi, sì, però piove, dai, chiudete, per favore. No, dai, si bagna ogni cosa, c'è tutto. Perché altro siamo in ritardo? Ragazzi, siamo in ritardo. Ragazzi, dobbiamo andare, è tardissimo. Ma Bianca? Bianca ci raggiunge al consolato, andiamo. Scusate, a che ora avevate l'appuntamento? Alle 4, però stanno arrivando, eh. Però sbrigatevi perché il console non può aspettare molto. Boh, che strano, mi ha detto... Ma ci ha chiamato. Ah, eccolo. Ehi, Bea, siamo qua! Ragazzi, venite, ci sta aspettando il console.
Sono arrivati i ragazzi della scuola. Farla entrare. Buonasera. Prego, siedimi. Certo, certo. Ciao ragazzi. Sì. Make yourself comfortable. Accomodatevi. Please listen. Send us the press office. All right. Grazie. Quelle sono le firme. Thank you. Complimenti, avete fatto un bellissimo lavoro. I vostri genitori dovrebbero essere orgogliosi di voi. Io farò del mio meglio. Ho parlato con la senatrice Emily Thompson. Mi ha garantito che consegnerà le firme direttamente nelle mani del governatore. Siete contenti? Ora dobbiamo solo sperare. Ragazzi, oggi è arrivata l'ultima lettera di Greg, indirizzata a voi. Ve la leggo. L'istanza di grazia non è stata accolta. Pertanto la data dell'esecuzione rimane quella fissata per la notte del 25 ottobre. Miei cari ragazzi, mi avete riempito i giorni e i mesi di felicità e speranza. Voi siete diventati la mia famiglia, il mio paese, la mia patria. Qui negli Stati Uniti non voglio lasciare niente di me. Voglio essere seppellito nella vostra Toscana, nella terra in cui i valori civili, morali ed etici sono stati da sempre considerati preziosi per l'uomo e per tutta l'umanità. Vi abbraccio per sempre. Greg. Come with us. Are you ready, Greg Summer? I'm sorry. Ragazzi, è arrivato il momento, purtroppo. Vi prego, chiudete i libri. Per un momento di raccoglimento, rivolgiamo un pensiero tutti insieme a Greg. Goodbye, Greg.
Ragazzi, questa non è una sconfitta. Noi abbiamo fatto tutto il possibile. Perché noi abbiamo lottato per un principio, per un'idea, e le idee non muoiono mai. Perché noi siamo convinti che lo Stato debba essere migliore dell'individuo. Riposa in pace. Adesso potete salutare Greta.